teatro agli abbonati, perché la qualità artistica è quella che regge il teatro. Quindi non abbiamo contributo, non abbiamo niente. Abbiamo ritornato alla guardia, per cui molte compagnie devono sapere, o seguire, vedere i nostri cartelloni, per poi potersi iscrivere eventualmente a partecipare. Noi non siamo, non chiudiamo le porte alle altre compagnie. Però purtroppo abbiamo un compito importante, anche la gestione. La gestione si mantiene con la guardia. Noi dobbiamo dire grazie alle compagnie che sono brave e vengono, compresa la nostra. Non sta a me dirlo, ma il pubblico ha chiesto di appare più rispetto alla compagnia comica, perché piace un po' perché per affetto, un po' perché secondo me sono bravi. I giovani della compagnia comica comunque vanno, si fanno valere, e noi siamo convinti. Poi abbiamo la compagnia antica italiana che collabora con noi, con il laboratorio teatrale, che sta avendo un grosso successo. Quindi noi vogliamo dire alle compagnie di seguire e vedere la qualità artistica delle compagnie per poi iscriversi eventualmente. Non è che mandano così di... Io vedo proprio compagnie che stanno proprio agli inizi. Loro non lo fanno apposta, però non si misurano per decodare. E perché la mamma è tu quanti bravi vicino a figli, o la moglie per mia moglie. E io sono sereno, vicino a me non è nessuno. Ma per mia moglie, odiare la cosa, odiare, e non fatto bene, a gente, con passaggi, ci rimane, sì. Vede che esiste lo spettacolo, se non esiste lo spettacolo, sarà morto il cespo. Perché il cespo non piace nessuno, poi sono pure brutto lì, non è, è la mia vita, già, ma non porto mai. Allora, la quale, io devo dire, grazie agli attori, grazie alle compagnie, che noi riusciamo a portare avanti questo spazio. E grazie a Caravanna, che ci sta molto vicino, a prescindere dal fatto che è un politico, ma è anche come persona, è molto molto vicino a noi, ed è molto vicino a noi e alla zona, perché la zona è lui, gli altri della zona non sono nemmeno utenti nostri, ma è solo lui che fa dei servizi enormi per questa zona, e fa delle cose veramente, io lo chiamerei Santo Zubito, perché va a lavorare qua, è un disastro. Lavorare in questa zona è un disastro. E lui ci piace, meno male, ci piace, come a me mi piace il teatro, a lui piace, ci piace, e noi grazie a lui, e grazie forse a noi, riusciamo a fare un po' di movimento, un po' di qualità e un po' di arte. Guardate, ho finito. Allora.